Salve a tutti signori, oggi voglio segnalarvi un sito che ho scoperto che si chiama Sleek Wraps, che praticamente fa skin per smartphone. Le skin cosa sono? Semplicemente degli adesivi da attaccare sia dietro che davanti. Come detto, al contrario di D-Brand, offre un sacco di texture diverse, soprattutto molti personaggi in material design, e continua ad aggiungerne, e a me piacciono veramente tantissimo. Per S7 ce ne sono un sacco, come questa serie qui. Come vedete, scegliete il vostro disegno, scegliete se lo volete, diciamo, opaco oppure lucido, e poi lo comprate. Nella scatolina che arriva come un pacco, mannaggia loro, e non come una lettera, troviamo dentro un panno per pulire il nostro schermo, dove c'era attaccata la back skin e questa invece è la front skin, o chiamatela come volete, insomma quella che ci va davanti. Come vedete ci sono anche due pezzettini, perché ci sono due modalità, se volete solo la parte sopra e sotto, se volete anche il bordino, io vi consiglio solo sopra e sotto. Poi troviamo anche un simpatico adesivo di Sleek Wrap, che io ho usato per coprire il logo OK sul mio mousepad. Ovviamente il paragone con le skin di brand ci sta tutto, essendo che io le ho usate entrambe e come vedete ne ho ancora un set completo e oltre, posso dirvi che sinceramente ho trovato le installazioni delle SV, facciamo così, molto più veloci e soprattutto molto più precise. Come potete vedere qui, il bordo si è messo perfettamente. Quella lì all'angolo è veramente difficile da mettere, su D-Brand è stato veramente un problema, soprattutto perché hanno dovuto fare due tutorial per metterlo, mentre qui è stato facilissimo. Beh, che dire della qualità della skin stessa, è veramente perfetta. Come vedete copre tutte le angolazioni della cover, soprattutto vabbè perché c'è il bordo stondato, ma poi se la installate anche sui bordi, che si installa molto bene, prolungherete il disegno. Esso si prolunga anche sulla fotocamera, anche se devo dire non ho fatto un'installazione perfetta, dovevo farla un millimetro più in giù e probabilmente sarebbe stata precisissima. In ogni caso ha aderito alla perfezione. L'unica cosa scomoda è che se avete delle cover dovete riporle dentro la scatola, perché mi spiace molto, ma se proverete a metterle, con il 99% delle probabilità vi si alzerà la skin rovinandola e poi è abbastanza difficile riattaccarla alla perfezione, quindi momentaneamente dovrete rinunciarvi. Come vedete la copertura è completa al 100% anche sotto e sopra, e soprattutto degli sportellini. Vi assicuro che non c'è alcun problema quando la rimuovete, non rimane nessun residuo, ci ho già provato, non ostacola il jack, non ostacola la cassa, non ostacola niente se ne è installata alla perfezione. Quindi se volete dare un tocco di stile al vostro smartphone, io vi consiglio queste cover. Ma non sono cover! Per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima.